Buongiorno a tutti. In questo nuovo progetto cercherò di realizzare un serbatoio di deposito aria compressa a supporto di un compressore che ho realizzato con il motore di un frigorifero. Infatti, qualche tempo fa ho pubblicato proprio un video nel quale ho illustrato come riutilizzare il motore di un frigorifero. Troverete il link di quel video qui sotto in descrizione. Era già da tempo che ho pensato a realizzare un progetto del genere. E dovevo solo recuperare un contenitore idoneo. Poi mi è stato regalato questo contenitore. L'etichetta sul retro riportava una capacità massima di 10 bar 150 PSI, e quindi l'ho ritenuto idoneo per realizzarlo. In realtà cercavo un estintore in disuso, ma ho trovato questo contenitore che originariamente era un filtro di depurazione d'acqua utilizzato in una pescheria. Un aspetto positivo che ho riscontrato in questo contenitore è rappresentato dal tappo. È un grande tappo che si può svitare e permette di ispezionare l'interno del contenitore. Alle due estremità opposte ha due ingressi filettati da tre quarti, ingressi femmina da tre quarti, e posso adattarci tranquillamente i miei raccordi idraulici. Quindi ora partirò da questi due fori per creare un piccolo impianto di aria. E dovrò alloggiare il manometro e in questa frazione vedete, sto già cercando di sistemare un manometro che ho tolto da una vecchia pistola d'aria compressa che aveva un attacco non compatibile con gli innesti rapidi di cui sono provvisto e un ingresso a innesto rapido dove agganciare il tubo dell'aria compressa. Il tubo dell'aria compressa ha un maschio e una femmina a innesto rapido. E come vi farò vedere in seguito, avrà una duplice funzione. Da un lato si aggancerà al motore del frigorifero per caricare l'aria all'interno del contenitore. Successivamente sarà sganciato da quel motore per essere agganciato a una pistola d'aria compressa in modo tale da sfruttare l'aria immagazzinata all'interno del contenitore. Ora, dopo aver rovistato fra i miei attrezzi e i miei raccordi idraulici, cercherò per quanto possibile di realizzare l'impianto delle tubature. Sicuramente dovrò acquistare qualche raccordo per scalare dalle misure 3 quarti iniziale a mezzo, a 3 ottavi, fino ad arrivare a un quarto delle misure classiche dei raccordi dell'aria compressa e fino a un ottavo dell'uscita maschio del manometro. Proprio per il manometro ci ho avuto una bella botta di fortuna perché rovistando dalle mie cose sono riuscito a trovare un vecchio rubinetto di uno scarico a parete di un water. Questo rubinetto ha un piccolo ingresso filettato che si adatta bene al manometro. E dalla parte opposta ha un ingresso 3 ottavi. E così lo posso collegare a tutto il resto dell'impianto senza nessun problema. Ora vi lascio guardare tranquillamente questo video e spero che sia di vostro gradimento e ci risentiremo al termine per i saluti finali. Buona visione a tutti.
siamo giunti quasi al termine. Se ti è piaciuto questo video e se ancora non l'hai già fatto, iscriviti al mio canale per non perderti il prossimo e attiva le notifiche così rimarrai sempre aggiornato.